non stando benissimo con me stesso, col mio corpo, con quello che ero. Cioè, avevo aspettative a zero, autostima sotto le scarpe, quando poi mi sono, tra virgolette, dovuto costruire una corazza addosso, mascheravo tutte le debolezze, tutte quelle cose che mi faceva star male, le nascondevo con l'orgoglio, con una finta superbia, come se io sapevo tutto, io facevo tutto, io ero il top al mondo. Solo che dopo, quando ti trovi a dover vivere con una persona, l'armatura non la puoi tenere. Allora, o costruisci uno scudo per entrambi, oppure tu l'armatura devi buttarla via. Carissimo Francesco, oggi stai facendo un qualcosa di grandioso. Stai perdendo il centro della tua vita, non sta più dentro di te. Ma è Gloria il centro della tua vita. E quando vedrai Gloria felice, sarai felice tu. E per Gloria è la stessa cosa. Il centro della tua vita, Gloria, è Francesco. E vivi per farlo felice. Quindi è l'altro che diventa il centro della vita. Questo è l'amore. Sono passati quasi 7 anni che stiamo insieme, da più di 10-11 che ci conosciamo, quindi era da un po' che balenava st'idea, ma proprio perché ci siamo ritrovati così bene insieme che è stato quasi spontaneo pensarlo insieme. Il matrimonio mio l'ho sognato fin da piccola, disegnavo da piccola, disegnavo gli abiti da sposa, io sono proprio appassionata e immaginavo già il mio abito da sposa di quando sarebbe stato il mio matrimonio. Però l'8 marzo dell'anno scorso, quando io ho fatto, il 7 marzo dell'anno scorso, quando io ho fatto la proposta con gli amici e tutto, comunque è stata un'emozione non indifferente. Aspetta, come voi sarà anche Gianni che non la tocco più sta macchinetta. Sono messo solo le batterie e il rullino, ma sai quando è che non la uso più? Penso che se merita, no, il massimo. Dieci guarda tanto il massimo, perché ha fatto cose che altri sarebbe scappati a gambe levate per non fare tutto quel lavoro. Invece lei è stata lì, nonostante le difficoltà, nonostante tutto, è una donna con la D maiuscola. I genitori miei mi hanno dato la prova effettiva con l'esperienza e con la vita di tutti i giorni che
che un passo come il matrimonio, anche nei momenti peggiori, anche sulle difficoltà e sulle sfide che la vita ti mette davanti, lì c'hai quell'ancora che non ti fa lottare il problema tu e lui e basta, tu e il problema, no, siamo sempre in due. Sempre in due a lottare, sempre in due a combattere, e questo vuol dire tanto. E vista l'esperienza che c'ha loro, nonostante le difficoltà, loro sono andati sempre avanti, ho detto perché no. Carissimi Francesco e Gloria, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà, consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo le leggi di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Sì. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Francesco, accolgo te, Gloria, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Io, Gloria, accolgo te, Francesco, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Francesco, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un grande applauso, è nata una famiglia. Cominciato per gioco, diciamo, no? E poi piano piano è diventata una realtà che ha fatto sempre più un solco dentro, che si è riempito piano piano, giorno per giorno, con tante piccole azioni, tanti piccoli gesti di quell'amore reciproco, no? Che è naturale, fatto proprio per voglia di dimostrare all'altro quando ci tieni. Evviva gli sposi! Evviva gli sposi! Il pensiero più ricorrente che ci ho avuto più o meno su tutto il cammino della preparazione al matrimonio è cercare di dare il massimo per far vivere a lei il suo giorno perfetto in modo da vederla felice e in automatico, di riflesso, essere felice anch'io di quello che sono riuscito a dargli.
Francesco è stato quasi immediata la cosa. C'è stato un legame forte sin da subito a livello mentale e quello poi si è portato dietro tutto il resto. Riconosce la persona in tutti i suoi difetti, in tutti i suoi pregi e sentirsi in armonia con se stessi, con l'altra persona e sentire che si è a casa. Tutte queste piccole cose è quello che mi ha fatto di ok, è quella persona, è lei. Like an angel in white on the way. Can you be like a drone straight from a song that I've known all along? Can you take the islands just pulling apart the waves as I fall into your arms? Tearing up roses as daylight approaches, just hoping to be what you want. Hold me up with your bare hand, like some pillar guide on this road that you wander, burning like some bottle rocket. Let me fight for your honor, raise a wall for your truth, build it up like a fortress. Flag when I come home to you. Will you wait by yourself, dressed like an angel in white on the way? And you'll be like a door straight from a song that I've known all along. Can you take the as I fall into your arms, tearing up roses and daylight approaches, just hoping to be what you want. I can't leave it unsaid now with you right in front of me. Will you wait by yourself? 'Cause I want you, nobody else. Mi sento parte di una nuova famiglia con lui e non vedo l'ora di ampliarla, insomma, e di farla crescere. È stato quel punto d'inizio lei che mi ha detto ok, iniziamo insieme e creiamoci il nostro mondo, il nostro noi.